Radio Radicale, siamo con la senatrice Carmela Bucalo di Fratelli d'Italia per commentare quello che è successo oggi in aula mentre c'era il dibattito sul Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. Allora, uno studentessa, adesso non so chi, di un liceo, uno studente, ha mimato il segno della pistola indirizzato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora, un episodio che è stato ampiamente sottolineato dai mezzi di informazione. Lo studente proviene dal liceo Righi, che è un liceo frequentato da insomma ragazzi di un certo livello, dal centro di Roma. Le volevo chiedere un commento. Beh, il commento è quello che è un gesto inaccettabile, inqualificabile, un gesto violento, e lo diventa ancora di più perché non si rispetta proprio queste stanze, no? Le istituzioni. Quindi è veramente da riflettere, perché è inaccettabile che un ragazzo vada a mimare la pistola e lo vada a fare all'interno dell'Alta Camera e lo vada a fare al Presidente del Consiglio. Senta, lei è una dirigente scolastica, lavora nel... Sì, un direttore amministrativo, sì. Allora, di fronte a un gesto del genere come dovrebbe regolarsi secondo lei un preside nei confronti dell'alunno che fa un gesto di questo genere? Ci saranno secondo lei dei provvedimenti disciplinari? Beh, io mi auguro di sì. È importante che ci siano un provvedimento disciplinare, perché deve il ragazzo acquisire e capire quello che ha fatto, che è veramente un atto grave, perché non può passare per una ragazzata. Senta, lei si ricordava della polemica che aveva riguardato il liceo Righi quando un professore aveva fatto fare un tema su un alunno ebreo, facendo il tema su quello che pensava l'alunno ebreo della situazione politica in Medio Oriente. Ci fu uno scandalo su quella vicenda, come l'aveva trovata a suo tempo? Anche qui qualcosa di pesante. Allora, la scuola è un luogo dove è giusto che i ragazzi esprimano il proprio pensiero, ma la scuola è anche e soprattutto ha la funzione di accompagnare il percorso educativo e di crescita dei nostri giovani, per essere poi cittadini che consapevoli in tutti gli aspetti della vita. Cioè, ci vuole il senso della autorevolezza, far capire al ragazzo che cosa è la legalità, far capire quali sono gli atteggiamenti e anche il rispetto delle regole, perché spesso mi accorgo che i ragazzi non hanno la consapevolezza di commettere dei reati. Senta, quando vede un gesto come questo, di questa gravità, ritiene che in qualche modo gli insegnanti abbiano fallito, questo sia il fallimento, quella cosa più grave di tutta questa vicenda, il fatto che uno studente arrivi a fare un gesto del genere in sfregio proprio alle istituzioni, questo significa che la scuola non è servita? No, attenzione, non lo penso mai, perché... Non è che volevo suggerirle una risposta, però insomma le volevo chiedere una riflessione su questo. No, guardi, io sono una donna di scuola, lo sono stata, lo sono e lo sarò sempre. Sono sempre stata accanto, lo sono e lo sarò sempre, ai nostri docenti, a quanto loro fanno giornalmente. Dico che adesso è arrivato il momento di parlare più di legalità, far capire ai ragazzi che questi atteggiamenti non sono delle ragazzate, non sono momenti così proprio
ragazzate lo definisco, ma sono in momenti importanti, quindi far acquisire, come ho già detto, la consapevolezza della legalità, del rispetto delle regole e di quello che poi questi atteggiamenti comportano. Quindi non è un fallimento del nostro corpo docenti, è arrivato il momento che la famiglia è la più grande istituzione, accanto alla famiglia il compito di far crescere i nostri giovani, si incontrano, incominciano di nuovo a dialogare e di nuovo a collaborare per far crescere i nostri figli, dei figli che poi diventano cittadini, come ho già detto, sani e consapevoli. L'ultima cosa, si sente di fare una riflessione del fatto che questo è un liceo dove ci sono ragazzi, insomma, di un certo, che vivono, vengono da famiglie di un certo livello economico? No, questo no, guarda. Neanche questo, non c'entra, ok. Non c'entra il livello economico, non c'entra qui, c'entra veramente di fare, la scuola e la famiglia, di fare veramente una seria riflessione, che non bisogna coccolare troppo i nostri ragazzi, che bisogna insieme far capire che è arrivato il momento che i nostri figli facciano più educazione civica, facciano più riflessione su quelli che sono i concetti fondamentali del diritto, del rispetto, dei principi della legalità. Ecco, io trovo che questo è importante fare ancora di più nelle istituzioni scolastiche e al contempo la famiglia aiutare la scuola. Grazie alla senatrice Carmela Bucalo di Fratelli d'Italia. Grazie a lei.